E sulle note di Volare, interpretata dai Gypsy King, inizia una nuova giornata qui a Tokyo. Alle mie spalle si sente la musica provenire, non so perché. Io mi trovo al parco Yoyogi, sono poco distante dalla stazione di Harajuku. Siamo vicini a Meiji-jingu, a Omotesando e anche a Takeshita Street. Ho deciso di venire qui perché oggi è domenica, il parco è il luogo di ritrovo di molti giapponesi, ci dovrebbero essere anche i rockabilly. E poi dopo la giornata di ieri, qui ho camminato tantissimo sotto la pioggia, sono un po' stanco e oggi ho deciso di rallentare. Per fortuna oggi è una giornata di sole, per cui vado a scoprire cosa di così interessante questo parco e poi ovviamente vado a vedere da dove proviene questa musica. Caraibica. Comunque oggi ho tradito il Giappone, ho mangiato una salsiccia brasiliana e un pollo tandoori indiano e adesso vediamo perché c'è altra roba interessante qui vicino al parco. Di street basket, ho avuto anche la possibilità di provare la Red Bull Blue Limited Edition solo per il Giappone. Devo dire che a me la Red Bull fa sempre schifo, ma questa fa un po' meno schifo di quella normale. Adesso sono tornato al parco, vediamo se trovo i rockabilly che ballano. Rock and roll!
Dire dei rockabilly se non sugoi, come dicono i giapponesi, fantastici. Hanno ballato tutto il pomeriggio, si fermavano un'ora e poi ricominciavano. Erano sudatissimi ma pieni di energia, vitalità veramente incredibili. Adesso mi trovo ancora al parco, ormai ho passato tutto il giorno qui e devo dire che il parco è uno di quei luoghi che assolutamente alla domenica va visitato, perché è un punto vitale di Tokyo. Se i nostri parchi avessero metà della vitalità che ha questo parco, sarebbero già fantastici. Tra gente che suona, che fa ginnastica, che fa yoga, altri che provano passi di danza, chi suona la chitarra, c'è veramente di tutto. Famiglie, giovani, bambini, vecchi, non... è veramente pulsante di energia, per non parlare poi di tutti gli eventi che ci sono attorno. Dei rockabilly, c'è anche un concerto, non ho potuto fare il video perché non si poteva, poi c'era la street basket, l'evento etnico e tanto altro ancora. E a pensare che siamo così vicini a Omotesando, che è pieno di gente, ma io alla domenica vi consiglio vivamente di venire qui, passate la giornata qui al parco e sicuramente non ve ne pentirete. E ci vediamo domani con un nuovo video sempre qui a Tokyo. Ciao!